Oh, Juventino, Juventino, guarda, aspetta, c'ho un regalo per te, aspetta, guarda, cappotto, un bel cappotto, bello, peloso, dentro, perché fa freddo, eh, un bel cappotto, perché? Perché a meno 4 fa freddo, oh, a meno 4 fa freddo, copriti, Juventino, copriti. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Salve a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video sul canale del Critico. Si è appena concluso il posticipo di questa giornata di campionato. Lazio Inter 0-2. Bene, 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 bene. Si espugna l'Olimpico. Era dal 2018, raga, che non ci vincevamo all'Olimpico. Quindi sfatiamo, diciamo, un tabù e soprattutto allunghiamo il primato in classifica più 4 sulla Juve dopo il passo falso di Genova. Bene, parliamo un attimo di quello che è stata la partita. Allora, il calcio di rigore che non ha dato all'Inter, ora guardiamo un attimo la prospettiva, cioè guardiamola da diverse angolazioni. Allora, di primo impatto, sinceramente mi sembrava rigore, però riguardandolo la palla prima sbatte, mi sembra, sul fianco e poi va sul braccio. Quindi io non mi ricordo il regolamento se dice che toccando prima fianco, gamba, quello che dunque è, poi andando sul braccio, mi sembra che il rigore non ci dovrebbe essere. Quindi giusto non darlo se fosse così. Se non fosse così, era un rigore grosso come una casa. Però io non mi ricordo, quindi non voglio soffermarmi su questo episodio, anche perché non è che ha deciso la partita. Cosa dire? Cosa dire? Diciamo che nella prima mezz'ora la Lazio ci ha messo sotto. Ci hanno messo sotto sia nella prima mezz'ora di primo tempo che nella prima mezz'ora del secondo tempo. Quindi onore alla Lazio che comunque il suo l'ha fatto, ha giocato la partita che doveva giocare. È stata la partita degli episodi perché comunque l'Inter sblocca la partita grazie a un errore della difesa. Della loro difesa che praticamente fa un retropassaggio a Provedel, ma di fatto consegna la palla a Lautaro che è bravissimo a scartare il portiere, a rientrare e a segnare. Secondo gol frutto di un'azione meravigliosa dei nostri con Barella che parte, serve Turam e Turam la mette dentro. Nel complessivo poteva finire in tutti i modi possibili perché, ripeto, la Lazio non ha giocato male. Poi quando siamo usciti noi, alla fine, quando l'Inter esce, è comunque l'Inter. Quest'anno siamo un rullo compressore che non perdoniamo. E va bene, per carità. Una bella partita, godibile, secondo me godibile. E niente, il risultato che va bene, va benissimo sia per il morale che per la classifica. E diciamo che la Lazio poi gioca in 10, ma viene espulso Lazzari, ma praticamente manda a fanculo l'arbitro, quindi ci sta il cartellino rosso. Aveva anche fischiato punizione poi per la Lazio, ma che cavolo mandi a fanculo il direttore di gara? Non lo so. Va bene così e niente. Adesso testa a domani perché ci sono i sorteggi di Champions, speriamo, non dico niente. E niente, raga, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa vittoria, cosa ne pensate del rigore, se c'era, non c'era per voi. L'espulsione anche, ditemi cosa ne pensate. E niente, raga, io vi mando un saluto e vi do appuntamento in un prossimo video, sempre qui sul canale del Critico. Nuovo giorno, nuovo video, nuovo giorno, nuova critica. Un saluto, raga.
Ciao!